Siamo live, tra l'altro io intanto prima, mentre siamo live, comincio a spammare la live a destra e a sinistra, così arriva la gente al volo. Vai, vai, ti aiuterei, ma sono ignorante, quindi meglio che non faccio casino. Tra l'altro hai scritto Luca, l'ho visto adesso, hai scritto Luca nel nome della live. Doveva essere finalmente la cosa per spiegare che siamo due Luca diversi? Eh no, io lo faccio per fare casino. Ah, ok. L'obiettivo è creare casino. L'obiettivo è proprio quello. Sì, adesso ti racconto, tanto anche se non so quanta gente c'è connessa di già, ma lo vedranno dopo. Cominciano ad arrivare i primi a connettersi. I miei amici hanno detto che, visto, tra l'altro come vedi io sono in mansarda, Sì. e i miei amici hanno detto che io sono il gemello cattivo di Bart, il cannuccolaio. Perché tu hai l'impressione comunque di una brava persona, una persona buona, invece io sono il gemello cattivo, a quanto pare. Sì, non so perché io do l'impressione della persona buona, però vabbè. So, così mi hanno detto. È che sto vedendo adesso, io ho più barba di te in questo momento, ma anche perché ormai sono 2 mesi che non vedo il mio barbiere. No, io La pelata riesco a farmela, ma la barba la faccio fare solo da lui. quindi per ora niente da fare. Ora niente da fare. Allora, praticamente mi dice, abbiamo visto che a quanto pare in tanti ci scambiano. Sì. Questa live, infatti, come dicevo, poteva essere rinominata Luca contro Luca. Ci sta. È una costante ormai. Mi chiedono regolarmente, anzi, mi fanno i complimenti per il mio bellissimo canale YouTube, che è vuoto. Direi che è sicuramente il tuo canale YouTube. Siete uguali, ragazzi, ecco. Esatto, no, a me tra l'altro aveva colpito una volta uno, però non ci avevo fatto così tanto caso. Un cliente che è venuto qua e mi aveva detto: Ma voi, tu hai una catena di negozi? E io: Eh? Sì, hai anche il negozio di Varese. E lì per lì ho detto: Boh, ho detto: Boh, no, c'è solo questo. Non ho ancora il dono dell'ubiquità. Tra l'altro siamo simili, abbiamo tutti e due negozio di pesca, ci chiamiamo tutti e due Luca, quindi tra Luca, l'altro Raldiri tu Santenini, che comunque potrebbe essere scambiato. sì, e tra l'altro adesso io non mi ricordo, io la partita IVA l'ho aperta nel 2012 e quindi secondo me siamo vicini, eh. No, beh, io l'ho aperta un po' dopo la partita IVA, prima ero Sì, però dipendente. non l'anno scorso. No, no, È tutto quindi ci abbastanza siamo. plausibile. Dovrai tagliarti la barba. Qua mi chiedono chi dei due è il negozio Pusiano. Ah, ecco, uno dei due dovrebbe tagliarsi la barba. Un giorno ce la giochiamo. Ce la giochiamo. Facciamo una gara di pesca. Chi Va perde bene, si taglia. Si taglia. Non potrei, una volta lo facevano con i capelli, noi non possiamo. va bene. No, c'è poco da fare qua. Allora, partono subito questa domanda. Secondo voi il 4 si potrà uscire a pescare? In questi giorni io te quanti te l'hanno fatta? Sì, guarda, mi esplode il telefono, mi esplode il telefono del lavoro, mi esplode Messenger, Instagram, è un casino. A me l'hanno Abbiamo scritto fatto. veramente in tanti, e tra l'altro a tutti rispondo: Ragazzi, io non ho il contatto diretto con Conte, quindi non ho il potere, ne so quanto voi, e cambia dalle regioni, appunto, come dice Fabio in chat, cambia da regione a regione. Sì, giustamente, anche forse, cioè, fortunatamente, perché comunque alla base di tutto questo problema c'è una gravissima emergenza sanitaria, quindi dobbiamo ricordarci anche che c'è un motivo per cui siamo in casa e bisogna tenere duro. Io come presidente di società, io sono presidente di 100% Spinning Sì. e quindi per quel motivo ho parecchi contatti, sono spesso in contatto con FIPSAS. E ci stanno lavorando molto duramente perché il nostro sport è forse
è proprio l'esempio perfetto dello sport fattibile in queste situazioni, perché sono pochi altri gli sport così sicuri. Sì, so che, allora, quello che ho visto, hanno aperto delle regioni, dicevano anche, qualcuno ha visto in chat, Liguria, Veneto, hanno usato Puglia, mi sembra, e hanno usato un po' il trusco che la pesca non è uno, cioè la pesca non è vista come uno sport, ma è visto, cioè hanno usato un po' questo trusco per poterla aprire. Sì. Probabilmente, ovviamente, regioni dove magari, cioè, ci sono anche motivi politici per fare queste cose. Certo. Purtroppo c'è da dire che i nostri numeri non ci garantiscono il potere politico per far leva. L'indotto quello che è, per noi i negozianti ovviamente è un grosso problema, perché ovviamente è inutile che lo spiego. Se la gente non può andare a pescare, sì, ecco, per esempio qua lo vedevo nei commenti, Fabio diceva se non riaprono sono problemi perché io sto spendendo 200 euro di roba ogni settimana. Spero che lo stai facendo sui nostri siti. No, detto questo... Il problema è che appunto la gente sì, il primo mese ha comprato online, tutti lo dicevano, un boom degli acquisti online, ma di tutti i settori. Il secondo mese, il terzo mese, dopo un po', se la gente non può andare a pescare, non è che compra esche o compra materiale, comunque ci sono anche dei materiali di consumo. Ovvio, ovvio. E comunque sarebbe da far Io ho leva anche visto. un po' psicologico della cosa, perché dar la possibilità di uscire un minimo potrebbe essere un aiuto non da poco per gli appassionati. Sarebbe bello. Attendiamo news. Sì, Secondo no. me, Sì. io sono fiducioso comunque. Sì, no, tra l'altro io ho visto, lo vedo anche dal sito, cioè ho visto nel weekend dove tutti si aspettavano che il 4 aprivano, un boom di ordini, gente che fremeva. Dopo domenica sera, boom, depressione totale. Poi lunedì o martedì che hanno cominciato a dire ma lì si può, là si può, qui si può. Prima un cliente mi diceva, nel mio comune, in Emilia, ecco in Emilia anche, mi diceva nel mio comune da lunedì potrò andare, arriva la canna per lunedì, mi diceva. Quindi così, in quei comuni si sono ripresi. Sì, l'altro problema è questo, che probabilmente la gestione sarà comunale, non si potrà cambiare comune. Io ovviamente devo baciare le piastrelle qui a casa perché io sono a Sesto Calende e ho il Ticino, il maggiore. Esatto, io lo dico sempre, se piove troppo mi entra il Pusiano in negozio, quindi quello. Siamo fortunati, ci sono comuni che ovviamente hanno questa possibilità, per cui speriamo ci sia modo anche di spostarsi, quello molto 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 importante. Sì, qua mi dicono che Fabio mi dice che avete un weekend romantico da recuperare a Bolsena, tu e lui. Decisamente. Comunque anche lui è un candidato sosia, tra l'altro, eh. Ah, tra la lei. Però Al si chiama nostro Fabio. Si chiama Fabio, via. stesso taglio di capelli e anche lui ha la barba, quindi No, malissimo. ma tra l'altro, ecco, una cosa, non ho preparato le foto, ma una cosa che voi non sapete è che nonostante, oltre a questo, io e te abbiamo anche il socio di barca, uguali tra di loro. Questa è una cosa folle. È incredibile. Dovresti cominciare a lavorarci insieme, visto che è anche mio socio il negozio, quindi No, fortunatamente lui fa altro, anzi ormai ha quasi smesso anche di pescare, lo chiamo ancora socio di barca, lo chiamo storicamente. ancora socio di barca, ma ha quasi smesso di pescare, ormai lui fa solo viaggi di pesca. Ciao Pino. Ciao Chino, fa solo viaggi di pesca, lui ha deciso che fa solo viaggi, in Italia si è rotto le balle di pescare, e ogni tanto lo riesco a portare, ma fa solo viaggi. Io sono Raldiri comunque. Io sì, io sono Santenì, io abito a Sesto Calende. No, sto dicendo, in questa quarantena però ti vedo molto, molto attivo sui social. Sono partito, ho utilizzato un po' la scusa. Io non sono una persona molto social, per niente, anzi. E avevo bisogno di una spinta per cominciare. La scusa è stata questa. Con la quarantena il tempo ovviamente libero aumenta, la pesca non si va e ho approfittato. Spero di trovare la voglia e lo stimolo per continuare anche dopo.
Sì, è la sfida a cui tanti devono cercare di rispondere. Tra l'altro, tornando sempre al discorso di prima, qui mi dicono delle licenze di pesca cosa faranno? Penso che Guarda, sia l'ultimo dei loro problemi, onestamente. esatto, io sono una Diciamo prima. persona estremamente diretta, purtroppo, non riusciamo a risolvere problemi di tasse, penso che la licenza... Sarà l'ultimo dei problemi. Penso che chi l'ha fatta se la becca in saccoccia, chi non l'ha fatta è quello. Decisamente. E, no, dicevo, i social saranno una sfida per tante aziende, cioè tanti, anche aziende sono partiti con i social che prima magari erano meno, non dico non presenti, ma meno frequentatori, e adesso hanno scoperto il potere del social, magari. Dovranno essere bravi a continuare anche nel dopo Covid, diciamo, anche se in realtà non sarà un taglio così netto. Ma guarda, io che sono un forte sostenitore, anzi, diciamo il contrario, io vado sempre contro alle rivalità tra negozianti, perché nel momento in cui lavori bene tu, lavoro bene anch'io, lavorano bene tutti. E mi faccio la domanda, ma tutti quei negozi che non hanno, cioè noi due abbiamo sempre avuto un e-commerce, tu, anzi, probabilmente Io tutti e due siamo partiti con l'e-commerce sì, per poi aprire. vabbè, il mio lavoro prima era fare siti internet, sviluppare siti internet e occuparmi di web marketing, per cui sono partito da quello. Una volta che quello ha raggiunto il livello, il picco, diciamo così, ho dovuto fare la scelta e sono passato al negozio fisico. Lo stesso percorso che ho fatto io, ma ci sono dei negozi che non hanno un e-commerce o hanno un e-commerce molto poco seguito, molto poco strutturato. In questo momento per loro sono problemi molto più seri che per noi, che non stiamo navigando con le vele No, spiegate. esatto, noi adesso dobbiamo stare molto attenti, cioè io ho fatto dobbiamo stare molto attenti anche logicamente tutti i preordini che fai magari con 6 mesi di anticipo, è un attimo, state calmi E certo. perché non è il momento di riempirsi di roba. Banalmente un cliente l'altro giorno mi ha fatto ragionare su un discorso, quasi mi veniva da piangere, mi ha detto: Luca, ma praticamente io ho fatto appena in tempo a finire di fare la stagione di Trotaria, stavo mettendo via le canne per cominciare il bass fishing. Se adesso non riaprono la pesca, voliamo a giugno, poi c'è luglio, agosto e poi già ora quasi di ritornare a fare Trotaria. Mi viene quasi mi mettevo a piangere anch'io. Il prefrega ce lo siamo bruciato. Io sono in ansia totale e disagio totale perché, come sai, io sono anche ungarista e è tutto fermo. Quest'anno, cioè, quella è la mia vera passione. Quest'anno sono completamente fermo fino a nuovo ordine. Fabio infatti dice: nella mia città Arezzo non ce l'ha nessuno il sito online, infatti hanno chiuso quasi tutti e sono riconvertiti in negozio di animali o trekking. E questo prima di che arrivasse il Covid erano riusciti a girarsi. Figurati Figurati adesso. adesso, anch'io l'altro giorno ci pensavo, tanti negozi che hanno o un online gestito un po' male, fatto giusto per dire ce l'ho, o chi proprio non ce l'ha. Secondo me, cioè io la vedo dura, non so loro. No, certo, anche perché la ripresa sarà comunque lenta, è molto difficile. A oggi per l'apertura del negozio, ecco, l'altra cosa che mi chiedono, oltre all'apertura della pesca, mi chiedono quando riapriremo il negozio. Siamo tutti e due in Lombardia, quindi vale per tutti e due. Sì. A oggi il decreto ha validità fino al 17, non vuol dire che apriamo il 18. Vuol dire che sicuramente fino al 17 non apriamo. Dopo vedremo. No, tra l'altro la mia paura adesso è anche questa, perché come si è visto in questi giorni in Germania, appena hanno cominciato a smullare un attimo, ritorna su quel minimo di picco di contagi in giro, la chiamano la fase della danza, che è normale, bisogna attendersela, però giustamente poi, visto tutta la propaganda politica e tutto quello che ce ne gira intorno, appena c'è un picco che risale, un numero che risale, la gente: ah, dobbiamo chiudere, quindi... Non sarei così sicuro che anche quelle regioni dove vi hanno detto che da lunedì potete andare a pescare
Andate a pescare subito lunedì se dovete, perché secondo me già martedì o mercoledì... Ho pensato anch'io e ho pensato anche a una cosa. Dovesse, cioè, lo scenario migliore in assoluto per me sarebbe la possibilità di andare a pescare in solitaria, rispettando tutte le norme di distanziamento, ma per noi è fondamentale che i clienti vadano a pesca, non tanto per il negozio. Ma certo, te l'ho detto, il primo mese noi che abbiamo il negozio online abbiamo venduto ancora qualcosa, siamo riusciti a galleggiare, diciamo così, a tamponare le perdite, però dopo il primo mese ok, il secondo mese ok, ma il terzo mese la gente se dopo un po' non può andare a pescare, non è che si mette a comprare e le canne. Io per esempio non ho mai venduto così tanti split ring e ami per cambiare, ami singoli da cambiare sugli spoon, probabilmente la gente a casa si è messa lì a cambiare tutti, certo, tutte le anconette. Però dopo un po' hai finito, cioè non è che continui a comprare roba. Chiaro, chiaro, è fondamentale che ci facciano uscire. E ripeto, come ho detto prima, abbiamo la fortuna perché ci sono settori che sono e saranno in difficoltà molto peggiori. Noi abbiamo la fortuna di lavorare con uno sport che permette di rispettare alla perfezione tutte le basilari norme di sicurezza per queste situazioni. Qua mi dicono, ma Luca, tra parentesi Varese, in che cosa è specializzato il tuo negozio? Qual è il tuo punto di forza, tra l'altro? Il mio punto di forza è che sia io che Nicola siamo belli in modo assurdo. Noi puntiamo tutto su quello. No, il nostro negozio è molto, molto simile come impronta a tutto spinning. Ci occupiamo di spinning e mosca. Luccio, bass fishing, trota. Non abbiamo un assortimento come Luca dall'altra parte. Non abbiamo assortimento come Pusiano per quanto riguarda trautarea, assolutamente. Non ci siamo specializzati in quel campo. Però per il luccio, il persico, bass fishing e la pesca mosca abbiamo negozi che vanno più o meno sugli stessi binari. Sì, sì. Anzi, tu sei partito... Io, guarda, con la pesca mosca stavo partendo... Adesso sì. Non l'avevo inserita prima, stavo cominciando adesso e tra l'altro il Covid-19 si è messo un po' in mezzo, sarà da rimettere. Io sono più sul trotaria, sono partito tanto col trotaria. Tu fai molto luccio, tra l'altro, mi sembra. Sì, considera che noi qua siamo proprio sul Lago Maggiore, dove per fortuna abbiamo addirittura turismo per la pesca al luccio, vengono stranieri, vengono da tutta Italia, quindi visto il posto, best life ever. Qua mi dicono che Fabio dice che per fortuna ha una media molto alta di alberi presi, per cui dopo appena ritorna a pescare dovrà fare un riassortimento. Per alberi, pesca wood fishing. Voi siete, ecco, non è il voi ma è lui. Anzi, lui distributore Aeroad per l'Italia. Sì, 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 sì. In realtà la distribuzione poi ha avuto una pausa, una fermata, e vendo solamente al dettaglio, non distribuisco. Comunque sì, abbiamo l'esclusiva sul marchio Aeroad per l'Italia. E anche Missile? No, non abbiamo l'esclusiva. Okay. Abbiamo rapporti con l'azienda e vendiamo al pubblico, insomma. Puoi averla anche tu, Mr. Bates. Sì, sì, ci penserò. Ecco, adesso cosa che sicuramente è strano che non è ancora riuscito qualcuno a dirlo, non tratti neanche te il mare, o lo tratti anche te molto poco? Molto poco, marginalmente, e con marchi o prodotti che si possono riutilizzare anche in acqua dolce. Idem io, e continuo su YouTube, continuano a dirmi, mare, mare, devi portare roba da mare, devi fare roba da mare. Io dico, ragazzi, ma io... Allora, sempre stato... Okay. Il mio freno è sempre stato il fatto che tutto quello che vendo in negozio è basato su tecniche e tipi di pesca che pratico. Sì. Perché penso che al giorno d'oggi sul mercato la saturazione è altissima e penso sia fondamentale mettere a disposizione qualcosa di tuo.
cioè il rapporto con il cliente e l'esperienza che posso mettere a disposizione, secondo me, è quello che fa la differenza rispetto a un ingrosso che vende come se fosse un supermercato. Quindi, per poter vendere prodotti da saltwater, dovrei saperne di più. E quindi, al momento, sì. No, stesso discorso che dicevo io, lo dico a tutti nei commenti, ragazzi, io per, un po' per esigenze geografiche come te, no, non sono un pescatore di mare, quindi mi sono più un pescatore di trota, di bass e saltuariamente di luccio. E se devo mettere roba da mare, ok, la posso mettere, ma ci devo prima studiare sopra. Ci sto studiando sopra, viste le continue richieste, però con calma. Ma che cose si fanno con calma? Detto proprio tra negozianti, mi dicono tutti che è un settore dove vale la pena investire qualcosa. Ma certo, lo vedo dalle richieste, cioè mi vengono a dire tante richieste di quello. Sicuramente è un settore dove vale la pena. Il problema è che sai anche te che la coperta è corta, quindi devi investire nel modo giusto. Quindi vuol dire anche non comprare cose sbagliate. B vuol dire comunque saper consigliare i clienti, come dicevi te prima. Quindi se un cliente mi parla di egging, devo sapergli consigliare la cosa giusta, così. Perché altrimenti è un arraffare roba a caso. E ne va della tua credibilità anche come negoziante, secondo me. Sì, è quello che ho sempre fatto. Tra l'altro, per esempio, io ho sempre in negozio i metal jig da mangianza, perché molti dei miei clienti da Varese prendono con la macchina e vanno a pescare sulle mangianze, io il prodotto specifico per loro ce l'ho, ma da lì ad avere un assortimento per il mare c'è una bella differenza. No, certo, idem io, tra l'altro metal jig, anche perché io lo vendo qui sul lago per la lacustre. Sì. Quindi alla grande, o i piccolini, vabbè, per i persici, quindi alla grande. Mi dicono il sito di Santenì qual è? Tecostore.it, giusto? www.tecostore.it. Rispondo a Marco che mi chiedeva della valigetta dei mulinelli. Sì, perché non hai guardato il video fino alla fine, quel famoso video, perché alla fine lo dicevo che l'avevo ritrovata. Ah, l'hai trovata? L'ho trovata. C'era, guarda, quella gara lì è stata, mi sono presentato alla gara, ho aperto il bagagliaio e non c'erano i mulinelli. Ho detto puttana Eva. Tra l'altro ho fatto la gara tutto il tempo con un mulinello che mi ha prestato Luca Russo, nostro, lo conosci anche te, nostro agente di T3 Distribution, mi ha prestato lui il mulinello, ho fatto la gara che è andato ovviamente uno schifo, perché pensavo tutto il tempo ai mulinelli dispersi. Ma poi quei mulinelli di Russo, voglio dire, tra l'altro ti lascio immaginare che mulinelli. Sono tornato in negozio, ho controllato, ho ribaltato tutto il negozio, ma io proprio mi ricordavo la scena che la sera prima aprivo il bagagliaio e appoggiavo lì di fianco la cosa mentre sistemavo il bagagliaio. Non mi ricordo la scena di averli presi e messi dentro. Fortuna vuole che a quanto pare li ho messi effettivamente dentro e poi arrivato a casa li avevo tirati fuori quando ho tirato via il seggiolino del bambino. No, io ero rimasto quando eri convinto. No, sono stato convinto perché sono stato convinto per 2 o 3 giorni, cioè il martedì o il mercoledì, quando sono tornato a casa ho detto, ma non ho guardato se giù in garage li ho messi lì, perché poi avevo rimesso il soggiorno del bambino, quindi ci sono anche passato davanti. Quindi vabbè, però per futuro l'avevo detto in quel vlog, quindi quando mi chiedono, fanno domande così, so che non avete visto il video fino alla fine. Non sono arrivati fino in fondo. Davvero interessante, soprattutto in questa live tra 2 negozianti, ipoteticamente in competizione per interessi comuni invece rispetto e amicizia. Beh, ma quello che dicevamo è un po' un tabù, anche questo ce lo siamo detti tante volte, è un po' un tabù quello della collaborazione tra negozi. Però se i negozi collaborano, sono sicuro che se i negozi in realtà collaborassero, ci sarebbe spazio per tutti. È stupido fare il contrario e ho sempre criticato fortemente quelli che gioiscono quando un competitor va male. Se tu fai il bianchino e il tuo competitor va male, vuol dire che la situazione va male per tutti. E quindi io
sono. anche perché come va male oggi a me, potremmo andare male oggi domani a te, quindi Certo. cioè, ripeto, la coperta è corta, quindi Sì, questo si fa in fretta. la coperta più corta è evidente. La cosa che secondo me è un'arma in più che abbiamo noi, diciamo giovani, pseudo giovani, è che abbiamo la capacità di imparare, di studiare e di guardare cosa fanno gli altri. Perché io da quando ho iniziato, anzi, da prima di iniziare questo lavoro, studio regolarmente, studio veramente, questo è proprio studiare, gli altri negozianti, studio blog e forum americani, qualcosa anche dal Giappone, io ci perdo veramente del tempo perché Sì. dobbiamo rimanere sempre aggiornati, dobbiamo sapere cosa fanno gli altri, ma non a scopo competitivo, cioè io ho bisogno di sapere cosa fa Luca di Tutto Spinning perché ho sempre qualcosa da imparare. Da tutti, e quindi Ma certo, la competizione non è vero che non esiste, perché la competizione esiste, però c'è competizione sana e competizione malsana. In questo caso credo sia sana. Ma è quello che dicevo, lo dicevo in un altro video anche, forse con qualcuno anche delle aziende, non mi ricordo. L'ho detto tante volte. Il negoziante al giorno d'oggi non può pensare di arrivare, tirare sulla Claire. Poi, come il discorso del sito, non può pensare di arrivare, tirare sulla Claire e i clienti arrivano. Non può pensare di aprire il sito e i clienti arrivano, di avere un sito così fatto un po' così e i clienti arrivano. Chi secondo me la vedeva un po' in questa maniera adesso se ne sta rendendo conto. Peccato che se ne stia rendendo conto forse tardi. Certo. Cioè, ne parlavo anche con un altro negoziante che conosco. A me capitano delle mattine in cui arrivo al negozio e magari ho ordini non adesso, anche pre-Covid, ordini da preparare per avere già 500 euro in cassa. Cioè, ho già 500 euro di ordini da preparare. Tiro su quella Claire che non ti dico come, non posso dire in là come la tiro su, però la tiro su molto felice. No, no, no. Fa la differenza e quelli che in queste situazioni di difficoltà, secondo me, queste cose fanno la differenza. Mi immagino che comunque 50, 60 anni che fanno il nostro lavoro facciano molta più fatica. Mi sa che Samuele ti conosce, dice che per colpa del legno sotto po il ponte di Sesto passerà in negozio appena apre. L'ho messo io. Tu vai a districare ostacoli in No, giro. certo. Ho messo un cavo d'acciaio che va da Sesto a Castellotto apposta. Sì, esatto, mi dice Fabio, avere un negozio ora è un bel casino, non più come 20 anni fa. Cioè, ma sono cose che non è solo il negozio di pesca, sono tutti i tipi di negozio che fanno questo. Guarda. E secondo me sono appunto, noi dobbiamo studiare, come dicevi te, le tecniche, cioè arriva il trotare, noi dobbiamo essere capaci di spiegarlo. Qua mi dicono, hai detto qualcosa sui 50 anni, me lo sono perso. Giuseppe, Pino, tu non sei un cinquantenne vero, tu sei un cinquantenne giovane, sei quasi un quarantenne. è un finto vecchio. È un finto anziano, certo. No, dicevo, dobbiamo studiare quello che dicevamo anche prima sul mare, continuare a studiare per sapere cosa proporre ai clienti, proporre la cosa giusta, perché tante volte arrivano dei clienti che sono più informati di me, di te e di chiunque altro. E tante volte, anche visto che c'era Pino, tante volte le aziende ci vengono in aiuto da questo punto di vista. Rispondi tu o gli rispondo io? Ma io allora, adesso tra l'altro sto bevendo come vedi perché sono disidratato, arrivo dall'orto e ho messo un campo da calcio di patate, quindi io i vermi li ho, se vuoi, ne ho quanti ne vuoi. Io no, tra l'altro ieri sera ero in un'altra live e alla fine mi avevano fatto la domanda dei vermi e mi chiedevo, ma quelli che ci avevano i vermi in negozio col Covid-19, i bigattini, cosa hanno fatto? Li hanno liberati? No, ma il bigattino, guarda, io qua ti vengo in aiuto perché io Io sono ignorante da quel ho punto di vista. lavorato anche in altre realtà dove c'erano anche schive e
i cagnotti durano pochissimo. Il bigattino non ha, cioè, c'ha un ricambio quasi giornaliero, quindi il bigattino non è un gran problema. Forse i vermi, c'è qualche verme rinchiuso e putrefatto da qualche parte, sicuramente. Io tra l'altro non li voglio assolutamente in negozio, perché mi ricordo la scena di un negozio che andavo tanti anni fa, e entravo, una volta, un giorno entrando sento un odore allucinante, dico: cos'è successo? Ci si è rotto il frigo dei bigattini questa notte, e c'erano bigattini che arrivavano fino al soffitto. Sì, sì, ho detto, no, la prima cosa che ho detto, no. Sappi che noi comunque prima o poi dovremo cedere, eh? Noi parlo di che store, perché da noi praticamente non c'è quasi più nessuno che li ha, che ha le schede. Ma neanche qui. Abbiamo una quantità di richieste indecente. Allora, neanche qui, tra l'altro io avendo il lago proprio qui davanti, non ti dico che d'estate, cioè proprio è come essere al laghetto di pesca sportiva, quindi c'è la gente che vorrebbe venire in cassa a prendere i bigattini, quindi... cedere prima o poi toccherà, ma io spero che sia sempre più in là possibile. Tra l'altro ogni tanto gli dico: no, dovete andare al negozio dall'altra parte, in fondo, in un altro paese che è a 10 km da qua. No, fino a là non ci vado. proprio qui dovete venire a rompere le balle. Purtroppo quel giorno farò un grande standardo. Il giorno dei cagnotti. Spezzo una lancia. Matteo Filippini, che penso che ti conosca, perché dice che sei il suo negoziante. Adesso che ci sono i grandi e-commerce senza negozio fisico, l'avere qualcuno di fidato che ti consiglia farà la differenza. Ecco, sì, questa è una differenza, perché ci sono i grandi e-commerce dove tu chiami. Tra l'altro, ecco, io una cosa non so che... No, tu lo puoi fare perché siete in due. A me tante volte mi scrivono al plurale, no? Dicendo: quando torneranno disponibili nei vostri magazzini la canna tal dei tali, oppure quando... oppure mi scrivono per avere consigli. E a me mi viene da dirgli al plurale, però devo scrivere al singolare e mi sento sempre un po'... Sì, beh, ma fa molto corporation, comunque. Tu rispondi al plurale. Noi di sì, no, poi noi della grande azienda. No, in realtà all'inizio ti dico di più. All'inizio gli scrivevo al plurale senza pensarci, dicevo, è giusto scrivere. Ma anche perché abituato a lavorare in azienda sotto il dipendente, per me il noi era così. Poi dopo un po' ho detto: cazzo, però io sono da solo. Cioè uno poi mi dice: che figura ci fa? Oppure mi telefonano e dicono: ma te sei Luca? Sì, quello dei video. Sì, sono io. Ah, rispondi anche al telefono. A uno una volta gli ho detto: pulisco anche per terra, pensa a te. Quindi parlare al plurale ogni tanto mi lascia sempre così. Però lo uso appunto perché ho scoperto che parlare al singolare fa capire che sei una persona. E appunto, sei un e-commerce, ma non sei uno di quei grandi e-commerce dove sei al supermercato, non sai con chi parli. Cioè, quando uno compra da me, poi parla con me, idem, o parla con te, o parla con il tuo socio. Quindi è una cosa particolare. Sono dei plus che dobbiamo sfruttare proprio adesso nei momenti complessi. Infatti, non so se è uguale per te, ma anche online un 50% delle vendite che faccio sono vendite seguite. Sì. Cioè comunque sono contattato e la vendita è seguita anche in questi casi. Allora, io ho avuto, da quando ho messo il numero di telefono, cioè il messaggione, fai il tuo ordine al telefono, e tanti alcuni telefono anche ad orari improponibili, e tra l'altro quindi ho dovuto mettere anche il devio chiamata, mi sveglio ogni tanto la mattina che qualcuno mi ha lasciato i messaggi in segreteria all'una di notte, però appunto tanti chiamano al di là per il consiglio, ma poi quando gli dici: ma vuole chiudere l'ordine, glielo chiudo io al telefono. Ah sì sì, volentieri, parlando. È il plus, riesci a fare quello, riesci a dare, tanti ti scrivono anche
per avere consigli e tu riesci a guidarli in quella parte lì. Ordini su WhatsApp sono proprio all'ordine del giorno, eh. Sì, gli ordini su WhatsApp, io guarda, in questo, ecco, ti dico la verità, in questo di solito ho anche Messenger, con il classico bottoncino sul sito che ti apre subito la chat di Facebook per scrivere, quindi figurati quanti la usano. In queste settimane di coronavirus, probabilmente settimana prossima lo riapro, l'avevo disattivato, più che altro l'ho lasciato aperto, ma c'è il messaggio fisso che ti dice, se hai veramente bisogno... mandami una mail perché se, non riuscivo, c'erano state le prime settimane, non riuscivo a seguire WhatsApp, mie email, preparare i pacchi, ero da solo, non capivo gli orari in cui potevo venire in negozio, era un disastro. Adesso più o meno ho preso la strada, però sì, queste cose le impari studiando sempre, come dicevamo prima. Certo. Non abbiamo più la possibilità di, come dicevi tu, tirare sulla Claire, sederci e aspettare che entri la gente, perché non, No, il è mercato non è più impensabile. questo. È impensabile. Ma poi abbiamo anche un vantaggio, secondo me, nell'essere piccolini, che se un domani decidiamo di fare un esperimento, una prova, non so, se tu domani vuoi metterti a lavorare veramente sul tuo area, ci metti poco. Cioè, è una decisione che prendi veloce. Invece un negozio grande... Sì, no, no. Ora che fa una decisione del genere, ciao, il treno è già andato. Sì, assolutamente. L'elasticità è un vantaggio enorme nel mercato di oggi. No, esatto. Tra l'altro anche tutte queste live così. Ecco, il discorso live invece, visto che stiamo parlando di social, come lo vedi? Questo boom social Boom che ha social invaso il è web. il boom social è ovviamente dovuto alla quarantena. Non c'è, è palese. Oddio, io non penso che sia, cioè, il boom social che sia arrivato per colpa della quarantena, sì. Che tutte le aziende siano aziende, negozi, privati, influencer, siano ricorsi a fare le live, a fare i video, cioè abbiano detto, oh, adesso è il momento di farle, sì, non sono così. Tutti pensano che poi in realtà da quando riapriranno, in realtà il pubblico scenderà, tutti smetteranno, per cui il pubblico scenderà. Secondo me non è così vero che il pubblico scenderà. Allora, sai cosa? Secondo me, io sono sicuramente molto meno preparato di te sull'argomento, però un pochettino mi sono documentato, ho cercato di capire un po'. In questo momento è crollata un po' la scelta degli orari. Gli orari migliori per le dirette, eccetera, sono andati un pochettino a pallino. Vabbè, basta guardare, adesso la stiamo facendo io e te alle 5 del pomeriggio. No, in un periodo normale sarebbe impensabile perché sia io che te potremmo avere gente che entra dalla porta e dovremmo smettere di fare la live per servirla. Chiaro, chiaro, chiaro. Ma anche a livello di pubblico, ovviamente, bisognerebbe scegliere con più attenzione gli orari. Bisognerà scegliere con più attenzione gli orari. Detto questo, come ti dicevo, io mi voglio impegnare a continuare anche dopo. Bisognerà vedere come e quanto si riuscirà a fare, però. Ah, ecco, io lo vedo, io l'ho vista. Allora, ci sono due chiavi di lettura. Quella che ho detto io qui è che comunque, secondo me, il pubblico adesso rimarrà un po' affezionato, un po' attaccato a questa cosa, per cui dopo si dovrà continuare con altre formule meno pressanti, perché comunque, ragazzi, a un certo punto io mi sono guardato in giro e ho detto, ma siete troppi. Cioè, una sera mi ricordo c'erano tipo quattro live, tra l'altro tutte e quattro strainteressanti. Io una ne posso seguire. E quindi secondo me ci sarà un seguito, la gente potrà seguire ovviamente con delle formule diverse, dovrà essere il serale, dovrà essere questa cosa qua. Tanti ovviamente smetteranno di farle perché, come abbiamo detto, Sì, beh, poi penseranno che passato il Covid il pubblico sarà così. E c'è un doppia chiave di lettura, c'è qualcuno che la vede come una cosa positiva, per esempio sentivo l'altro giorno una diretta, sempre appunto, non mi ricordo se del DJ, Bad Boy Bassano, mi sembra dagli Ignorant Fishing,
diceva appunto che la vede come una cosa positiva perché c'è tanta, vuol dire che c'è movimento, c'è tanto, se ne parla tanto, si parla tanto di pesca. Io la vedo come un po' io non la vedo così positiva perché, dico appunto, cavolo, potevate farlo prima o potete farlo, cioè dilazionatevi, invece di correre e fare tutto adesso, tutto in una settimana, Sì. una live ogni giorno, programmatevele, fatevele un po' più spalmate, ci guardiamo tutti tutto e siamo tutti belli felici, no? Sì, sicuramente. C'è da dire una cosa, come dicevi tu, secondo me gli utenti rimarranno sicuramente affezionati anche a chi gli ha fatto compagnia in un momento non semplicissimo. Libero. Va bene. Continuerò a spacchettare plano a oltranza. Solo plano però. Solo plano, sì, plano a manetta, tutte uguali. Tanto proprio ti sono arrivate le plano, visto le Sì, scatole. ho appena fatto un rifornimento. Io l'ho fatto ieri, dovrebbero arrivare settimana prossima. E, A tal no, dicevamo. proposito, no, dimmi, dimmi. Sì, vai, dimmi. No, stavo proprio balzando di palo in Ah. fatto, come si suol dire, quindi dimmi tu. No, stavamo dicendo, no, questa cosa delle live, così, la quantità di live, cioè io per come sono fatto le programmi, infatti le sto programmando, cioè non è che ho detto, ah, live, invito tutti, le facciamo tu domani, tu dopodomani, così io le programmo, continuo a dirlo a tutti, cazzo, programmatevele, fatevele anche dopo, ah, che non vi ruba niente nessuno, cioè, quello, Yeah. ma, perché io sono un tecnico per cui... tra l'altro io le vorrei seguire tutte, proprio per quello che dicevamo prima. No, è giusto quello che dici. Infatti, non so se hai visto, ma ho deciso che per me, ripeto, non essendo il mio settore assolutamente, non fa per me essere social. Io sono proprio il prototipo dell'orso. No, ma ti dico, allora, da quel punto di vista, caratterialmente anch'io sono così. Però, perché di fatto a me, se, ecco, se devo dire una cosa, a me stare davanti alla telecamera, che du balle, cioè non mi piace. Mi piace, però stare dietro, quindi tutta la parte tecnica del coso, mettere giù le luci, fare quello, mi piace tutta la... Sono uno smanettone, per cui la vedo così. Poi sono da solo, come dicevamo prima, tocca stare anche davanti alla telecamera. E quindi lo faccio. Quindi, però caratterialmente anch'io sono come te un orso, rispondere ai messaggi così dopo un po', ai commenti, io non ce la faccio. L'altro giorno direi quasi quasi assumo qualcuno per fare questo. No, certo, non è semplice, anche se può sembrare semplice, infatti farlo bene non è facile. Sarebbe bello continuare la live anche post-Covid. Post-Covid, magari una settimana, quello che Ecco, dicevamo, sì, infatti. No, non con infatti questa carica. ho deciso di fare, diciamo in stile programma TV, mi sono preso la briga di inaugurare una specie di programma, l'ho chiamato Fish Talk. Sì, l'ho Il visto. di sera alle 21:30, questo qua sarà il mio appuntamento. Esatto, sì, l'ho visto. Tra l'altro Davide dice una cosa su cui avevamo già discusso. Se non le fanno su Instagram si possono vedere anche i giorni dopo, come ti ho detto. Io infatti non le faccio su Instagram per quello, perché mi piace farle vedere i giorni dopo. Sfruttando Ma Instagram per una questione praticità. di affluenza anche, nel senso che è un social che è molto utilizzato in questo momento. E sto sfruttando quello. Grazie a Luca, ho imparato a scaricare le dirette e le sto pubblicando su YouTube e su Facebook No, per fare in modo di tra l'altro, quando è successo quando hai fatto la diretta con Gallelli, interessantissima. E io dopo me la sono. Io non l'avevo potuta seguire in diretta. Io di solito queste cose me le seguo in negozio mentre la mattina, mentre faccio le pulizie, preparo i pacchi, queste cose qua. Io le faccio andare, non le guardo, le faccio andare Certo. e me le sento e quindi è quello il mio modo di studiare. Quindi anche per questo mi piace molto le dirette e direi ai ragazzi, ok, ma alle aziende anche, ok, ma
Pensateci un po' come state facendo la cosa. Anzi, a qualche azienda glielo ho anche dato il consiglio. Sì. Ma è giusto, bisogna un pochettino centellinarla questa cosa, senza esagerare. Ma c'è l'euforia del momento Sì, dopo scema. finirà da sola. Dopo scema l'euforia Ho del già delle momento. idee però per il futuro, per quando si potrà di nuovo solcare le acque dei nostri laghi, ho già delle idee in ballo. Quest'anno avevo già dei progetti molto molto importanti per quanto riguarda i filmati delle gare. Mi stavo organizzando per fare una vera e propria, una cosa fatta un pochettino meglio di quella che ho fatto finora. Io mi sono sempre filmato in gara. Per poi andarmele a rivedere. Mi è sempre servito tanto Bene, quindi per errori. mettevi la GoPro e basta, giusto? Sì. Come tua registrazione personale. Esatto, registravo le 8 ore, poi dopo degli spezzoni li ho sempre utilizzati per stupidaggini. Comunque, l'idea era, grazie anche al mio amico Dave di About the Fisherman, Sì. di filmare in toto la gara, poi dopo chiaramente per esigenze ovvie viene tutto editato e tagliato perché 8 ore non è un formato molto divertente. Oddio, adesso te ne dico un'altra perché anche un commento mi ha fatto venire in mente. Vai, dimmi. No, dicevo, dovrò fare qualcosa di questo genere. Con le gare sospese mi è venuta un'idea e per ora non l'ho visto ancora fare, non più di tanto. E vorrei lanciarmi e fare delle dirette in pesca. E infatti, Matteo, ecco il commento che. Va bene. Ricordati che prima è una live dalla barca alla ripresa, 21:30 in mezzo a Va bene, maggiore. andiamo a perca, ci sto. No, ti dico, il discorso delle live in pesca è molto interessante. Ne parlavo ieri con un ragazzo che conosco, perché sto testando, ultimamente io sono, te l'ho detto, sono uno smanettone, stavo testando la piattaforma Twitch, che non so neanche se sai cos'è, non so Sì, no, neanche lo chi... so, lo so. Ho fratelli e sorelle di Ecco. amici 17enni, 18enni e si uccidono su Twitch. È una piattaforma di sole live, praticamente, però vabbè, fino ad oggi è impostata per la maggior parte sul gaming, quindi tu vedi una cosa che io non ho mai concepito, gente che gioca a videogiochi, e Sì. intanto parlano, fanno, disfano e brigano. Ho sempre avuto l'idea, ok, ma se la gente guarda gente che gioca, perché la gente non dovrebbe guardare gente che pesca? Quello che di fatto facciamo quando guardiamo il Bassmaster, quando guardiamo l'Elite, quelle gare lì. Quindi di fare la live dalla barca, la live di 8 ore dalla barca, ce l'ho sempre avuto anche io l'idea. Infatti l'altro giorno ho provato il mio primo video su Twitch, che è venuto uno schifo per i mezzi tecnici, però ho provato a farlo dalla GoPro. Quindi andare in live dalla GoPro con la connessione del negozio Wi-Fi che saltellava e è venuto uno schifo per quello. Però andare in giro, la mia idea è, ok, vado a Pusiano, attacco la live, faccio la live, intanto posso parlare, posso spiegare, posso dire, la gente può vedermi magari catturare un pesce ogni tanto, e potrebbe essere interessante. 8 ore sono pesanti, devo dire la verità, però è una cosa un po' particolare, un po' 8 ore particolare. sono anche molto difficili da gestire per lo Sì, stream. dopo un po' non ho più neanche la voce. Certo. Però è una cosa particolare, ce l'ho sempre avuta anch'io. Logico che i problemi tecnici non sono pochi di fare una live dalla barca. Ma poi la live di 8 ore è problematica nel No, mio ma caso fai perché anche di 2 ore, fai anche di 2 ore o di un'ora. la diretta a livello di censura per me ci sarebbero dei problemi gravi, molto gravi. Vabbè, c'è un leggevo, lo sentivo anche l'altro giorno, un Twitcher, chiamiamolo così, famoso, Omeatol, che lui va solo in giro e il suo problema è appunto che però andando in giro a fare delle riprese live, tante volte si becca il tipo che gli bestemmia dietro e quello e quindi fa no, devo e tu non puoi bloccarla. E il bello della L'unica cosa che diretta. può fare fa mi butto sulla telecamera, cerco di coprire. quello. Però no, 8 ore sono pesantissime, però dicevo una live così, l'unico problema, sai cosa, che gestirla da solo in barca è problematica, al di là dei problemi tecnici,
connessione, eccetera. Ma poi è bello della live è che posso prendere i commenti e rispondere ai commenti. Se sto pescando, non sto a leggere i commenti. Dicevamo prima, non sono così social da leggere i commenti. E poi, Ah, come diceva una persona che conosco, che conosciamo entrambi, che lavorava nel nostro settore fino a qualche anno fa, il pescatore quando è sull'acqua è un po' come prende il pillolone che gli si restringe il cervello. C'era il film che prendevano la pillola per diventare intelligenti, i pescatori no, quando arrivano sull'acqua prendono la pillola per diventare scemi. Ed sì. è così. Sì, assolutamente, non è semplice, però voglio lanciarmi perché tra l'altro sarei, non so se il primo, ma tra i primi sicuramente. Infatti dicono, non so quanti ne trovi che invece di pescare stanno lì a firmarti. Ma tu vuoi ridere? Una volta col mio socio avevamo l'idea, perché io l'idea di fare video ce l'ho avuta da anni, anni che volevo fare video, poi non mi ci sono mai messo a fare video. Una volta con il mio socio mi ha detto, buona, lo facciamo. Allora, ci avevano andati la regola, o mezz'ora io, mezz'ora te. Ok, ha fatto mezz'ora lui, non abbiamo preso un cavolo. Prendo la canna io, mezz'ora, lancio, prendo un bass, ferro, mi giro, c'era la telecamera là così, che lui aveva preso la canna e stava lanciando anche lui perché ce n'era un altro dietro. Sì, non è facile, non è facile. Ci siamo resi conto io e il mio socio che non è semplice e non è semplice fare dei video programmati. Ne parlavo in diretta anche con Antonio Ghiringhelli, con Tony Spower. Sì. È molto difficile uscire con un'idea e poi filmare, perché a quel punto non vai più a pesca, sei a fare il video. Sì. Per noi è stato molto complicato. Infatti, alla fine ci siamo assettati in questo modo con delle action cam Fisse. con un grandangolo importante, montate fisse nei punti strategici. Io ho optato per quelle di Garmin perché hanno la possibilità molto facilmente, in maniera proprio immediata già con quello che c'è nel kit, hanno la possibilità di essere alimentate con l'USB durante la Ah. ripresa e esternamente al case, quindi sono perfettamente impermeabili mentre sono collegate. Per cui Ah. io le lascio collegate all'impianto della barca. Le Sì, ho in questa è una gran continuo. cosa. La GoPro può essere alimentata adesso, la nuova può essere alimentata, non è Sì. neanche il case, però se gli tolgo per poterla alimentare devo togliergli lo sportellino, non diventa più impermeabile. Dovresti guardare quello che usa Ale Villari, usa degli accessori della YOLOTEC. YOLOTEC fa dei pali apposta da mettere nel buco delle luci di via della barca, piuttosto che vari accessori per alimentarle. No, beh, in realtà adesso la GoPro 8 forse col Media Mod, però vabbè, devo vedere. Anche queste sono cose da studiare. Certo, l'attrezzatura è fondamentale. No, ecco, tra l'altro ci dicono, ma una bella sfida Luca contro Luca Bass. Io da buon agonista non mi tiro mai indietro. Io, ecco, agonista, discorso gare, dicevamo prima, le hanno rimandate a quanto pare. Ora in realtà è tutto in pausa. Ah, ok, ancora in pausa. Non Ma ho sì, in letto, ho pausa. visto passare il comunicato, mi è arrivato il comunicato, però gli ho dato una letta veloce, non ho studiato. Guarda, è molto semplice perché ce l'ho qui sotto mano e posso cercare in diretta. Me l'hanno mandato. Avevo già Sì, aperto esatto. No, lo stesso, io però non l'ho letto. proprio un comunicato sul sito FIPSAS. È un comunicato di rinvio attività. Si intendono rinviate tutte le attività di qualifica al 2021. Rimangono validi i diritti acquisiti dagli atleti, dalle squadre e dalle società nel 2019 e propongono la possibilità, in caso si possa, di fare degli open, di fare dei promozionali, la FIPSAS si chiama promozionali. Sì, Quindi questo per quanto riguarda il bass fishing. no, questa è una comunicazione di Per FIPSAS. tutti, proprio per tutto. Ah, ok. Ci sarà Praticamente tutto. vogliono mettere una X sul 2021. Vogliono mettere una X sul 2021, però dicono comunque noi alla fine anno dobbiamo cavare dei campioni e
li caviamo con degli eventi più piccoli, degli eventi Faranno dei singoli. promozionali. Adesso non so dirti se ci saranno anche nel bass fishing, però ti faccio un esempio: metti una gara a fine anno come se fosse una finale, alla quale però non ti qualifichi, ma ti iscrivi normalmente. Se no, sarà da capire quella roba lì. Io Un'annata. fortunatamente, allora quest'anno ero un po', lo dico tutti gli anni, volevo smettere di fare le gare in belli. Sono anni che lo continuo a ripetere. Poi dopo, vuoi o non vuoi, capita la tappa lì, la tappa sulla, e picchio sempre giù una gara. Dopo l'anno scorso veramente ho detto basta, non faccio più gare, quindi gare in belli. Allora ho smesso, quest'anno non mi ero iscritto. Volevo iscrivermi al campionato predatori. Quindi stavo sistemando la barca, stavo facendo due cosine. Poi mi avevano messo una gara a bassa a Pusiano in barca del TMT. Ho detto vuoi non farla la gara del TMT a Pusiano? Che ho la barca che la spingo dentro a Pusiano, cioè vuoi non farla? Quello. Però ti dico, quindi boh, io sono saltata a questo punto. Sì, potrebbe esserci qualche evento a fine anno, se va proprio tutto liscio, liscio, liscio. Tra l'altro, altra cosa, continuano a dire che c'è il rischio che in autunno risalgono un po' i contagi, quindi ahia, mi viene da i brividi a pensarci. Sì, non è così scontato che si possa fare qualcosa. Noi abbiamo lo stesso problema anche in società, nel senso che il nostro club ha sempre fatto le sociali, abbiamo proprio i campionati sociali fermi e siamo in attesa di capire cosa si potrà fare e cosa no. Sì, è un bel dilemma quello. Tra l'altro, appunto, discorso gare, tu vabbè sei un agonista straconvinto, fai sia il motorascopio che il TMT, giusto? Sì, l'elettrico negli ultimi 2 anni Io l'avevo un pochettino accantonato, comunque sì, ho fatto tante gare di elettrico e molte anche di scopo. beh, scoppio non l'ho mai fatto. TMT ne ho fatta qualcuna, dopo le ho abbandonate un po' con appunto il mio socio, ha smesso. Abbiamo venduto quella barca disastrata che avevamo. Il mio socio ha smesso di voler fare gare, quindi adesso stavo risistemando la barca, ma non penso che farò gare di TMT, se non proprio queste cose. Cioè, ogni tanto diciamo che l'agonismo ce l'ho dentro, la voglia di fare dell'agonismo, però ogni tanto mi cadono proprio le balle a fare certe gare che dico basta, non ne faccio più. Ti dico, io lo faccio davvero con tantissima passione. Mi rendo conto che è uno sport che è totalizzante per la mia vita e praticamente assorbe quasi tutte le mie energie mentali a disposizione. Quindi vivo un pochettino la gara, anche un po' fine a se stessa, e riesco in qualche modo a godermi anche le gare di merda, per capirci. Nel senso che per me una gara è una gara, se non, il pesce non mangia, il lago è pessimo, comunque vince chi ne prende di più, chi ne prende Sì, meno. no, questa te la invidio, perché riuscire ad avere quella mentalità è veramente, te la invidio veramente. Cioè, io ho fatto delle gare l'anno scorso dove ho finito, ho detto, ma io ho speso un bordello di soldi, sono venuto a provare, di qua, di su, di giù. Cioè, e la gara è venuta uno schifo, ma non è che è venuto uno schifo perché, ecco, non è che è venuto uno schifo perché a me è andata male. Ma No, in quando una gara generale. finisce con 50 belly bot ed escono 5 pesci, Sì, chiaro. 5 pesci, uno a testa, capisci che non è più questione di sono bravo, ho sbagliato, quello è bravo perché ha preso un pesce, capito? No, ti Io capisco dico, perché. ma io prendevo quel giorno, me ne uscivo a Pusiano, venivo a Varese a fare due lanci, andavo a Mergozzo a divertirmi, spendevo gli stessi soldi, anzi magari spendevo anche meno, mi divertivo il doppio e me ne stavo bello rilassato. È un approccio diverso, è proprio, io lo vivo come uno sport diverso, tant'è che quando vado a pescare per divertirmi, la vivo veramente, è tutta un'altra, è un altro sport praticamente, lo vivo come se fossero due sport separati. E Sì. quando
quando ti capita di partecipare a una gara come quelle che hai detto, con 5 pesci su 50 belli, immaginati l'emozione, la scarica di adrenalina che puoi avere quando sai che stai facendo una gara così, hai in nassa un pesce da 3 etti e ne attacchi uno da 2 kg. In quel momento lì, quello ripaga tanto. Non lo so, io sarà che sono venuto fuori da quella gara con 4 pesci sotto misura. Cioè, sono stato 8 ore, dico, in un'ansa del lago a pescare, perché sapevo che lì c'erano i pesci, aspettare che si attivassero. Si sono attivati verso le 10 a luglio, sotto un sole. Penso che mi ero bevuto Cristo e tutti gli apostoli. A un certo punto ho pisciato anche dal belli, perché non ce la facevo più. Si sono attivati verso le 10, 10 e mezza, ne ho presi 4 sotto misura. Anche io ho detto, Cristo, ma neanche uno a fianco a me ne ha preso uno che diceva è grosso, va a tirarlo fuori ed era un siluro. lì cominciano proprio a cadermi un po' le balle. E per quello proprio dico, divertendomi anche con i video, così dico, io me ne andavo in montagna, mi facevo una bella pescata, me ne andavo anche a pescare a bassa da un'altra parte, me ne stavo via 2 giorni, mi divertivo come un matto. Oppure mi tenevo i soldi, me ne andavo una settimana in Sardegna o a Bolsena e avevo fatto. Ultimamente le gare le vedo così. Anche secondo te, io vabbè, sono stracritico, strapolemico, ma non ci sono troppe gare Allora, nel basso? Parliamo del basso. Parliamo di quelle che conosco, cioè conosco anche altre come presidente. Ah, a proposito, Matteo diceva, il predatore di Fipsa sa l'imitazione ai cavalli dei motori delle barche? No, per ora no. No, No, in no, cioè base le limitazioni sono in base ai vari laghi dove le fanno. Cioè, se c'è un lago dove c'è la limitazione del 20, usi il 20. Assolutamente. E no, E, no, dicevo, dicevamo. sono tante. Allora, per come è gestito il bass fishing in Italia, per come è gestita la pesca sportiva in Italia, sono d'accordo con te. Avere più federazioni e più circuiti di gare identiche non è proprio totalmente sbagliato. Per la quantità di acqua che abbiamo, con una gestione più accurata, secondo me sarebbe tranquillamente sostenibile. Però prima si parte dalla gestione. Bisognerebbe prima ottenere delle piccole cose che fanno la differenza. In No, primis, sì, in primis. Il no kill, la gestione del bass non più come un alloctono. Sono progetti per cui tante persone si stanno sbattendo, e la cosa che dico sempre, non è rivolta a te, in generale a chi critica l'agonismo, l'esempio che faccio sempre è il pescatore che va per gli affari suoi sul lago a pescare il bass. Rilascia con tutte le attenzioni del caso, eccetera, eccetera, ma non è contrario completamente all'agonismo, deve essere consapevole che tutto buona parte dell'indotto di soldi che viene utilizzato per il movimento bass fishing in Italia viene Dall'agonismo. dalle mie iscrizioni legali che pago. E quindi criticare l'agonismo è giusto, perché ci sono tante cose che non vanno bene nell'agonismo, come dici te, le gare forse sono troppe, eccetera, eccetera, eccetera. Però bisogna anche ricordarsi che la maggior parte del budget viene da lì. Sì, no, quello è vero, no? Difatti io non sono contrario alle gare, cioè sono un agonista, le ho fatte fino all'altro ieri, le farei anche domani. Non so cosa, però tante volte mi riguardo e dico, cavolo. Poi, tra l'altro, ecco, nel belly io sono, nonostante sia un agonista che ha fatto bellyboat mai tantissimo, tante volte dico, cavolo, ma perché fare tutte queste qualifiche, tutte queste gare? Cioè, facciamo una prova di selezione al nord, una prova di selezione al sud, una prova di selezione, cioè facciamo degli open come si fa nel motoroscopio, la bass, per esempio, facciamo 3 gare. Certo. Fai il punteggio, tiri fuori e così permetti anche di tornare un attimo ai campi gara, che è anche un po' il problema di tanti posti spesso. Sì, E, in quello, d'accordo. e nel belli tante volte dico, vedo dei campi gara, per esempio, visto che anche te lo conosci, Varese,
Secondo me è un po' al limite come campo gara per il Belly. Soprattutto. Sì, dovrebbe essere il limite, perché No, ma soprattutto dal momento, soprattutto dal momento in cui, come l'anno scorso è capitato, c'è un temporale, lo sappiamo tutti che quando che caliamo in un posto dobbiamo andare dall'altra parte del lago a pescare. Però attraversare il lago di Varese con un temporale, io non lo farei. Io l'ho fatto un paio di volte, di attraversarlo col bel tempo, non lo farei, di sicuro col temporale, con il vento e quant'altro. C'è stata una gara che ho fatto, l'ultima gara che ho fatto a Varese, io non ho attraversato perché ho visto che c'era vento, cioè che ad andare era favorevole, ma vuol dire che ce l'avevi contrario a tornare. Ho detto, cavolo che vado di là. Però dopo, per fortuna loro, ha girato, quindi ce l'avevano avuto favorevole 2 volte. Certo, Però è no. rischioso, però è È un rischioso, come anche le gare a lago. Bolsena. Le gare a Bolsena in Belli. È un'assurdità di cui parliamo sempre. Poi Per sembra tutto. sempre che quando lo dici, sembra sempre che dici, ma perché te fai le gare di quello lì? No, io sono uno che fa le gare in belli, ti dico, là non ci andrei a fare una gara. Infatti io non mi esprimo mai troppo su queste cose perché non facendole più le gare in belli, se ti dico qualcosa sul lago di Bolsena è facile dirmi, ah beh, ma tu fai le gare a scoppio e non te ne frega un cazzo. Ok. Secondo me questa situazione è figlia della mancanza di pesce e della cattivissima gestione Vabbè. degli spot piccoli. Io quando ho iniziato a fare, quando ho fatto il primo campionato italiano belli, non mi ricordo se nel 2007 o nel 2008, ho fatto delle gare a Cadelconte. E Osti, ne ho Cadelconte fatto una anch'io. era uno spot bellissimo, è uno spot bellissimo, avrebbe bisogno di gestione fatta come si deve e di campi gara così in Italia. Ne abbiamo un'esagerazione, cave e anche ne abbiamo da buttare. Invece sono No. costretti a fare le gare sul lago di Bolsena perché pesce nelle lanche non ce n'è più. No, è quello, ma anche io mi ricordo, ho fatto una gara in Brian, in Bellibot. Adesso 70 Bellibot dentro al Brian. Tra l'altro in quella gara lì aveva vinto Kino, se non mi ricordo male, che c'era prima che stavo guardando. 70 Bellibot dentro Brian. Molti più belli pesci, tra l'altro. No, io mi ricordo che a fine gara, mentre tiravo sul belly, mi sono girato. No, sono usciti 19 pesci, se non mi ricordo. Vado male quella gara lì. Girandomi, ho visto il canneto che prima era tutto bello in piedi, era tutto giù, non c'era più il canneto. Perché in bellyboat, cavolo, il Brian è un canale dritto, largo come una carreggiata di una strada. Pum, 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 pum. Se non l'ho picchiata io la cannetta, l'hai picchiata te. Se non sei entrato in quel buco, eravamo in fila, sembrava di essere in fila al salumiere. L'avevamo tritato quel canneto. Certo, no. Quegli E ambienti lì non sono un po' sembra, così. ma da ex garista, da partecipante anche di Belly Bot, ti dico che a un occhio poco attento può sembrare che uno spot piccolo è più adatto al belly. Invece la difficoltà delle gare in belly è altissima, perché quando parti sei tutti a pescare in 1 metro quadro, cioè le gambe sono quelle, non è che puoi scappare. Invece in barca hai la possibilità elettrico e ancora di più a scoppio di pescare senza vedere un'altra barca per tutto il giorno. Sì. Le gare sono difficilissime. Sono difficili da quel punto di vista. Quello sì, infatti sta prendendo. Vabbè, Varese è un caso assodato, dovendo attraversare tutti. Il primo che arriva di là si becca lo spot e, bene o male, fa il pesce. Poi gli altri prendono le briciole. Poi magari dopo riescono a portare il risultato. Quanto costano le gare? Osti, domandona. Domandona non Tanto. facile, tanto dipende, beh, no, dipende da che tipo di gara. Ovviamente da quelle più abbordabili sono quelle in belly per il mezzo, cioè Decisamente. ti compri un mezzo con, diciamo, 500 euro a stare larghi, ma c'è anche da meno. Ti compri il tuo bellybot, ti fai la tua nassa galleggiante, che oramai la fai con 30 euro comprando la roba alle Leroy Merlin.
e sei in pesca. Poi ci va dietro viaggio per andare sugli spot di pesca. Viaggio magari perché vai anche a provare gli spot di pesca prima delle gare. Albergo se magari devi dormire fuori. Quindi va, se poi passi al discorso barca, ecco lì i costi aumentano esponenzialmente. Sì, io per fare lo scoppio spendo tra le prove e le gare, e parlo solo di costi, non di materiale o di attrezzature, spendo da 3 a 5 mila euro all'anno. Ah, sì. Ogni Te, Mattia, anno. fai sia la basca che l'FLW? Ho fatto 2 anni fa sia la Basket FLW, l'anno scorso forse anche. Dipende dai calendari, dalle possibilità, da come si incastrano le cose. Sì, perché comunque vuoi, che tra l'altro vuoi non vuoi la bassa, comunque visto che la Scopio fa degli open di fatto, non degli open, ma sono tre gare. Sono 3 open per fare il campionato, però ti devi iscrivere all'inizio dell'anno tutte e A tutte e tre, giusto? tre. Però sono Bolsena, Garda e Coghina, Ormai questo praticamente. sarebbe stato il terzo anno, sarebbe stato con lo stesso calendario, che è una cosa tristissima. Io sono sempre in contatto, ormai siamo amici assolutamente con i ragazzi di Talibas. Non è una scelta, purtroppo. È No, una è anche quello il discorso. obbligata. Cioè io adesso dovevo farmi la barca, ma ho optato non per una barca per un 40 cavalli, una bass boat, ma ho optato per una barca un po' più generica, che mi permettesse di andare a fare anche altre pesche, un po' perché come dicevo non sono più interessato all'agonismo, ma un po' perché, cavolo, gli spot sono quelli e comunque Garda ok, è abbastanza vicino, ma Bolsena, devi andare giù a Bolsena. Sardegna c'è un traghetto di mezzo. E poi sinceramente vorrei sfatare un mito. Noi, io e Nicola, spendiamo molto, me molto meno, spendiamo un pochino meno ad andare in Sardegna rispetto a Bolzano. Ah, per la benzina, no, Per il tragitto sicuramente, perché ad andare a Livorno sono 300 km, mentre Bolzano sono 570. In più, i costi dell'albergo, del ristorante a Bolsena sono molto più alti, e alla fine ormai le facciamo da tanti anni. Il budget, noi facciamo cassa comune pre-gara e il budget delle spese è standard. E ve lo dico tranquillamente, non ho problemi a condividere questa cosa. La cassa comune per Bolsena è 1200-1300 euro, mentre per il Coghinas è 1000. Quindi sfatiamo il falso mito che la Contando cartina costa meno. che c'è di mezzo un traghetto che costa, ti ruberà quasi metà del. 200 euro, no, sono 200, 230, 250 euro circa. Vabbè, no, perché comunque no, io stavo facendo i miei calcoli, stavo buttando lì sul calcolo del traghetto di agosto, No, 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 invece fuori stagione costa 5 volte costa la meno, metà. per fortuna. Esatto. Visto che probabilmente lo conoscete entrambi, consigli sul lago di Ghirla, Bass e Lucci. Inizio Allora, a pensare che. Io ci ho pescato qualche anno fa e ho un paio di storie sul lago di Ghirla. vai, voglio sentirle. Allora, io prima di aprire il negozio abitavo in Valganna, no, in Valganna, in Valceresio, la valle di fianco. Quindi, tante volte d'estate. Finivo il lavoro verso le 5, andavo a lavorare col belly boat in macchina e andavo a pescare a Ghirla. Soprattutto per quando d'estate c'erano in Val Ceresio c'erano 30-40 gradi all'ombra, Sì, in Valganna ce n'è 10 in meno. classico. Io mi ricordo una volta ho messo il belly boat dentro, tra l'altro all'epoca non mi ricordo neanche se si potesse pescare in belly boat a Ghirla. Io non lo so, però mi ricordo che qualcuno diceva di sì, qualcuno diceva di no. Mi ricordo che sono entrato e vidi una biscia, una vipera sul pelo dell'acqua e io ho una paura fottuta di quegli animali.
E a un certo punto ero lì che cominciavo a pensare, cavolo, adesso devo uscire, devo... Ho sentito un ciuffo ed era un bus enorme che se l'era succhiata, sono rimasto così. E Non poi un'altra volta mi ricordo che è entrato al traliccio, dove c'è il traliccio, andavo sempre nel punto quello dietro, quello che non si vede, che si vede non si vede, la parte diciamo un po' più wild. nascosta. Non so che cavolo avevo beccato, una mangianza di bus, saltavano, gli avevo lanciato un propeller, mi ricordo, venivo via, ma era un bus a lancio, ma tutti i bus anche roba da 7 etti, 8 etti, cioè un bus a lancio così, che ho detto, mi capitasse una cosa del genere in gara. Allora, lì ti posso raccontare un aneddoto io, perché l'anno non me lo ricordo sinceramente, ma sono sicuro che è proprio l'anno di cui stavi parlando tu, perché Ghirla non si presta tantissimo al bus per come è fatto e per... Ma anche perché d'inverno ghiaccia. Da Sì, ghiaccia di bestia, per quello che dicevi, le me, temperature lì da sono freddissime. io mi ricordo quando ero piccolino, forse tu sei di Farese, sicuro te lo ricordi, qualcuno che ci è andato sopra con la 1 Sì, ghiacciata. hai voglia. Cioè, Ghirla ghiaccia davvero. Il Varese ha sempre fatto un po' di ghiaccio. No, no, Ghirla, io ci sono stato su a camminare con ghiaccio. Ghirla diventa. Beh, io sono andato anche sul Varese, Ah, ok. però Ghirla diventa proprio duro e quindi non è l'ideale. Un anno la Fipsas, perché noi a Varese abbiamo la fortuna di avere il bus con periodo di chiusura con misura minima, quindi è Sì. accorpato agli autoctoni, diciamo. La Fipsas fece un'immissione di pesci da 7-8 etti ed erano tutti impallati dietro dove stai dicendo tu, quindi li hai Allora, lì trovati. mi diceva, allora io poi parlando con qualcuno mi diceva, non è la Fipsas perché quel lago lì è gestito dagli svizzeri, che non ho mai capito che cavolo voglia dire. No, guarda. Perché dicevano che era accorpato a Ganna e Ganna lo gestiva un No, ma io consorzio svizzero. ti posso garantire perché li ho visti personalmente, cioè ero presente quando li hanno lasciati. Ah, ok, allora sicuramente No, sarà quell'anno lì. No, ma poi io mi ricordo. saranno durati un po' sti pesci. Poi, logicamente, tra i padellari, i cormorani e i lucci, perché comunque a Ghirla ci sono dei lucci importantissimi. Io ne ho preso uno una volta pescando così, forse ero anche con un altro ragazzo che conosco, e niente di enorme, però ho preso un bel lucciato una volta lì a Ghirla, mi ricordo. È un bel lago per la pesca del luccio e del reale, ci sono dei persici bellissimi, qualche bass sicuramente sarà sopravvissuto, non è che si sono estinti, però non è un lago dove andrei a farmi una pescata bassa. Diciamo che quando io mi ricordo che quando vedevi quella zona lì di piante cadute, di robe, rimanevi proprio e dicevi, ah, qua chi sembra di essere in Alabama, qua chissà cosa salta fuori. E quella volta io c'ero rimasto, un pesce a lancio. Ma ci sono stati quei 2 anni lì che ovviamente sono stati produttivi. Poi vuoi il freddo, vuoi tutte le condizioni e i predatori vari con due o più zampe. Stavo vedendo delle domande. Varese invece come è messo? Tu hai pescato quest'anno? Hai fatto in tempo ad andare a pescare quest'anno? No, Com'è io andata? tra gli impegni della fiera e eccetera, 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 io ho fatto una pescata a gennaio e basta. Quindi sono fermo da dicembre. Ma Quindi io a Bass quest'anno non. Io a Bas quest'anno non avevo fuori fatto in tempo ad andare, infatti non so come è messo il lago. Io l'altro giorno, ieri, un mio cliente mi ha mandato una foto che era in giro a farsi una passeggiata sul lago, ha visto un Bas, ha detto sui 2 kg. L'altro giorno ho visto uno anch'io qua davanti. Elio. Elio. Ciao Elio. Ciao Elio. Ho visto un Bas anch'io qua davanti. Però non ho fatto in tempo ad andare a pescare, quindi non so come sia la situazione bus. Sono riuscito a malapena a fare l'apertura della trota.
Tu che magari sei più esperto nel Lago Maggiore, già presente l'Aspio? Allora, ho degli amici che lavorano sui passaggi per pesci e un po' più in giù sul Ticino ovviamente li hanno già visti, anche il Ticino diciamo qui, dalle nostre parti. Sul lago no, io non ho mai visto niente e neanche qui proprio vicino a casa ho il Ticino proprio appena in uscita dal Lago Maggiore e non ho notizie di aspi qui. Poco più in giù ci sono già, quindi secondo me è solo questione di tempo. È un bene, è un male? Non lo so, il discorso è che con, come dico sempre, con la gestione che abbiamo, la situazione, per dire, sul Po, la scelta è aspio e siluro oppure stiamo a casa? Adesso abbiamo l'aspio e siluro. Secondo me bisogna fare di necessità virtù. Se fosse per me, io sarei assolutamente contro aspio e siluro. Però la realtà è in certe zone. No, certo. A me piace in pescare e un fiume senza pesci non lo voglio. Esatto. Quindi no, tra l'altro invece ti dico che qui a Lecco, non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa, si diceva che avevano preso un aspio da 80. Qui in fiume o proprio già in lago? No, nel lago dicevano. Però davano la colpa al fatto che era una gente che pescava col vivo, comprava il vivo in negozi che avevano il vivo un po' fantasioso, e poi li avevano liberato. Però gli avevo detto, però 80 è tanto, 80 centimetri è tanto. Comunque, cioè, i pesci hanno le pinne, quindi prima o poi, abbiamo i passaggi per pesci che sono una cosa fantastica per anguille e storioni. Ovviamente non è che fanno la selezione all'ingresso. Prima dicevi, mi è venuto in mente adesso, prima dicevi della fiera, che hai fatto la fiera. Sì. Com'è andata questa fiera? Tra l'altro la fiera era stata subito l'inizio della fine. La fiera rimarrà sicuramente nella storia, la fiera del 2020, perché è stata la fiera del coronavirus. Ovviamente ne abbiamo risentito, perché le notizie che ribaltavano erano molto negative, giustamente, e l'affluenza ne ha risentito. Poi, sì, tra l'altro io e te abbiamo due visioni differenti della fiera, forse. Ne abbiamo già parlato sui social. Abbiamo parlato in privato e abbiamo due idee molto diverse. Come la pensi anche tu, sicuramente secondo me ci sono delle cose da cambiare, delle cose da migliorare, ma lo vedo come un punto di incontro fondamentale, un punto che se avesse l'apporto anche di una realtà come la tua ne guadagnerebbe. Cioè, quello che ci siamo detti in privato è: la fiera nella parte di vendita, nella parte dei negozi, è sempre un pochettino in calo, diciamo. Non tanto per la quantità, ma per la qualità. E per sopperire a questa cosa c'è una maniera sola. Nel senso che non posso aprire due stand io. Bisogna che l'afflusso sia anche interessante. Diciamo che loro devono secondo me devono fare una bella pensata su quello che, su come lo vogliono gestire questa cosa. Quest'anno, vabbè, c'è stato un po' la scusa del coronavirus, l'alibi. Tra l'altro all'inizio ero stato un po'... Io sono venuto la domenica a parlare più che altro con alcuni fornitori. E tra l'altro sono venuto via un po' demoralizzato, diciamo così, perché ho detto, cavolo, all'una del pomeriggio stavo rincorrendo i miei fornitori che già stavano telando. Però dopo mi sono messo un po' anche nei loro panni, cioè loro hanno fatto 3 giorni di inferno a non sapere se avrebbero aperto, se avrebbero, quindi ci avrebbero smenato soldi, se far venire gente a lavorare agli stand, quindi è stata una, ecco, come dice Bauci, è stata una tristezza.
Allora, ti dico, io sinceramente, visto l'afflusso non all'altezza delle aspettative, ma comunque non siamo stati lì a guardarci in faccia, noi, cioè detto proprio fuori dai denti, noi abbiamo fatturato praticamente come l'anno scorso. È cambiato un po' Tu l'investimento, sei però. andato sia quest'anno, sei andato l'anno scorso anche? Questo è il quarto, è la quarta edizione che faccio. Di fila? No, 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 non continuative. Ah, O terza ok. o quarta, non mi ricordo. Fammi far mente locale. Credo sia la quarta. Vabbè. Diciamo che la terza edizione consecutiva, comunque. Abbiamo fatturato come l'anno scorso, con un investimento molto diverso, per cui il risultato è insoddisfacente alla fine, ma ho avuto modo di fare un giro la domenica e ti dico, il reparto espositivo non riesce mai a stimolarmi più di tanto perché col lavoro che faccio Vabbè, oramai sia io che te, cioè, le abbiamo già viste tutte. le novità me le portano in negozio gli agenti, quindi è tutta roba già vista, per cui di lì io vado sempre soltanto a farmi delle chiacchierate. Dal punto di vista degli shop, ti dico che ci sono 4-5 shop, me compreso, che hanno i prodotti giusti, che hanno prodotti che vale la pena di vedere e che vanno a integrare la parte espositiva. Perché è così, dovrebbero fare qualcosa di ibrido e sfruttare questo fatto. Alla fine Sì. il cliente gira anche nel negozio per curiosare, giusto che sia così. No, certo, di quello che trovi là, dovrebbero cercare di fonderle un po' meglio, studiarle un Sì. po' meglio. Andrebbe sfruttato diversamente, dovrebbe diventare un misto tra quello che è l'iCast e una fiera di vendita come quella che fanno al Bassmaster Classic, cioè dovrebbero fare un misto Il problema è che però ci sono dietro tante. Cioè, poi è brutto che diventa il mercato, per cui quello che hai presentato di là nuovo, di qua lo trovi già in offerta perché devono fare al volo il cassetto, questa roba qua. Quindi, quello è così. Oppure è brutto anche, almeno per me è brutto vedere a un certo punto che ci sono degli stand, delle aziende che non hanno presentato, magari non hanno lo stand di là a fare la presentazione, ma solo nello stand, di fatto la presentazione la fanno nello stand del negozio, vendendo direttamente. A quel punto io dico: scusami, ma allora io con te come azienda non ci voglio lavorare. Questo è sbagliatissimo, sono d'accordo con te. Quest'anno è stata l'annata in cui è stato più lampante ed è stato triste veramente questa cosa, secondo me. Purtroppo, però, secondo me, la colpa, alla fine, la colpa è sempre nel manico, diciamo, cioè di chi concede certe cose. Certo. Chi organizza e anche chi approfitta di queste cose, in particolar modo le aziende. Ma certo, è questo. Logico che adesso si è arrivati alla situazione dove mi metto anche nei panni dell'organizzazione, probabilmente si inizia a far fatica a gestire questa cosa, perché hai aziende, quando un'azienda come Shimano ti dice non vengo. Certo. Cominciano a venirsi meno delle aziende, cominciano a saltare alcune cose. Per esempio, qua mi dicono il Carpitali è una figata. Io non sono mai stato al Carpitali, non essendo un carpista, però vedo che c'è tanto movimento. Guarda, Elio cosa ha scritto. I classic sono uguali, fidatevi. L'iCast invece non vede nessuno. Sì, l'iCast è solo espositiva, come era qui Sì, Bologna. esatto, però anche lì. Adesso, fare una fiera espositiva solo per l'Italia? Parliamoci seriamente. No, no, Quanto assolutamente. senso? Se la Dovrebbe. facessero se facessero a livello europeo, tanto di anche non in Italia, o itinerante, un anno in Italia, tanto un Eftex aperto al pubblico, perché poi sono stato anche all'Eftex, non è ovviamente una fiera aperta al pubblico. No, no, chiaro, chiaro. Lo facessero anche a livello europeo, secondo me, tanto di cappello, chapeau, potresti farla. Solo per l'Italia, solo espositiva, non... è un'utopia. Ma non avrebbe senso. Ma chi viene? Cioè...
Guarda, vedi, sempre Elio scrive che al Classic ci sono i grossi come Academy che svendono tutto. Certo, certo. Sicuramente noi da qua vediamo solo la parte media, che è molto bella, molto, però... Sì, vabbè, non abbiamo il sentore, il toccare con mano queste cose. Certo. Un anno voglio togliere lo sfizio di andare al, non al Classic, all'ICAST. Tra l'altro ne parlavo poco prima del coronavirus, un mio amico è stato a Miami, anzi in Florida, a pescare, ad Orlando, e guardavamo e dicevamo, cavolo, ma i voli aerei per Orlando non costano niente. Con 300 euro tu andavi e tornavi dalla Florida. Florida è da questa parte, quindi molto sì. E dicevo, è interessante. Quindi ho detto, quasi un anno all'ICAS ci vado. Infatti, sì, beh, certo, l'America è un mercato completamente diverso. Tra l'altro io penso che lo possa dire bene. L'America... Quello che fai poco, quando in America fai poco, hai già fatto più del tanto in Italia, probabilmente. Ah, certo, decisamente. È un mercato completamente diverso. Girano voci, guarda che ho visto un messaggio delle 6:27, Bauci. Girano voci che l'anno prossimo il Pescara Show si sposterà a Verona, vero o falso? Ho Io ho sentito sentito altri posti. Io, però, io ho sentito parlare di Rimini. Esatto. Io ho sentito parlare di Rimini e ho sentito un'altra voce che secondo me era molto fantasiosa, che era Milano. Io è da anni che parlo di Milano e parlo di Malpensa Fiere, che è qui vicino a me. Non Vabbè. so, sono solo suggestions, ma sono... No, io ho sentito parlare, cioè la voce, all'inizio quando ho detto Milano Fiera, Ro Fiera, ho detto sì, ciao. Poi mi hanno detto, però dicono che la rimettono insieme alla caccia. Non è Allora sufficiente. io ho detto, beh, forse insieme alla caccia possono farcela. Però sono sempre appunto voci. Quella di Rimini però l'ho sentita anch'io e penso che sia quella più quotata. Però anche lì non è che Però basta spostare. probabile perché tra l'altro è lo stesso polo fieristico, la stessa azienda, la stessa, cioè, quindi vedo molto più probabile Rimini. Infatti, Iuri. sì, però quello che dico è che non è che basta solo spostarla. Assolutamente no. Devi anche fare quello che dicevamo prima, cercare di trasformare. Avevo visto, l'avevo scritto anche sui social, un bellissimo video. Prima abbiamo parlato di America. Alessandro, se la fanno a Milano sono rovinato. dicevo, avevo visto un bellissimo video che aveva fatto Boscolo Fabio, che è andato quest'anno in Giappone. Aveva fatto il vlog dal Giappone. Che mondo, cioè vedere quella fiera lì. Dici tanto, anche perché tu quando ogni tanto ci penso dico, ma il Giappone non è tanto diverso da noi come grandezza, come popolazione quello. Poi no, tanti sono pescatori, vivono la pesca in una cultura completamente diversa. Ragazzi, ho detto Milano, ma oh, non andate adesso in giro a dire Milano, Milano, Milano. Sono felice anch'io se la fanno a Milano, però vi ho detto solo una voce che ho sentito. La vedo molto difficile, la vedo difficile. Io appunto dice un altro pianeta, il Giappone, delle fiere in Giappone. Loro la vivono proprio culturalmente. Luca, il bello della diretta, mi hanno bussato, ti metto in pausa 8 Vai, secondi. vai, ti muto così non sentiamo. No, dicevo, comunque, aspettate che facciamo così non vedete cosa succede in casa Santenini. Dicevo, il Giappone è proprio un'altra realtà. Vedevo il video appunto di Fabio, era qualcosa di eccezionale, a parte la fila fuori, ma poi le famiglie che andavano. Eccolo qua. Aspettate che lo riesco ad aggiungere. Eccoci. Velocissimo, scusate. Dicevo appunto le famiglie che portavano a pescare alla scuola di lancio i ragazzini, tutte le cose nella fiera, cioè la pesca è vissuta come un momento di famiglia.
come vedresti una fiera locale in Lombardia organizzata dai negozi? Elio, la vedrei bene, benissimo, ma... Allora, bisognerebbe trovare una location che permette di farla con dei numeri, con i numeri che si possono fare in Lombardia con i negozianti. Beh, ma di location ce n'è, quante ne vuoi in Lombardia? Cioè, pensa, tu hai detto il Malpensa Fiere, sì. Io qua ho l'Ario Fiere che è qua, ma pensa anche solo a Novegro, dove sì, fanno fior di fiere di cose, certo, conosciute. Ti dirò, per rispondere alla domanda di Elio, io la vedrei anche bene, anche per come sono fatto, perché penso anche Luca, perché se siamo qui oggi a parlare tra negozianti, è anche questo, come dicevamo prima, il confronto tra negozi e la collaborazione ci sta. Il problema è che non so quanti negozi sarebbero per la quale. No, e poi non risolveremmo uno dei problemi che tu... che tu nominavi prima, perché comunque ci sarebbe sempre chi ha bisogno di far cassetto e svende i prodotti, ci sarebbe sempre... Vabbè, cioè, se chi la vede, cioè, poi la vediamo come la gente la vede, se poi la gente la vede come la possibilità di fare il mercatino e svuotare le cantine... Certo, c'è quel problema lì. Infatti, Elio, basterebbero 5-6 negozi e l'appoggio dei fornitori. Io te la giro in un'altra maniera. Pensa se invece di fare una cosa del genere la volessimo legare anche a un discorso tipo la fiera del bass fishing, più settoriale. Vengono le aziende di questo, o del trotare, visto che ormai sono tante, non una fiera, ma un evento. Fai una gara di trotaria collegata, importante gara, un evento collegata a un'esposizione, di un certo tipo, sarebbe veramente veramente una bella cosa. Però, appunto, come dice, basterebbero 5-6 negozi e l'appoggio dei fornitori, avrebbero il controllo di negozio, ovviamente essendo 5-6, una convention, via, diciamola così, avrebbe tanto senso, secondo me, perché poi, ecco, se, per come sono fatto io, che sono molto social, molto così, per me la fiera non sarebbe un semplice apro lo stand, venite a comprare, ma ci sarebbero delle cose collegate, delle iniziative, delle robe, cercare di coinvolgere i fornitori a venire che cavolo ne so, un giorno uno a farmi l'esposizione, una spiegazione di un'esca, quindi invitare tutti, venite a vedere l'esca di questo, il giorno dopo l'altro. Ci starebbe come cosa. Certo, ci vorrebbe qualcuno che si prende la briga di prendere le redini di una cosa del genere, perché altrimenti non è possibile. Guarda, io continuo a dirlo spesso, ci vorrebbe un consorzio di negozianti che si mettono insieme per le cose. E succede, per esempio, diciamo prima del Giappone, noi abbiamo tutti della concorrenza di e-commerce giapponesi che di fatto sono consorzi di più negozi. Sì. Abbiamo comprato tutti anche in Giappone e sono dei negozietti piccoli. Alcuni, un mio cliente è andato a vederli e mi fa: Luca, ma il tuo gabinetto è più grande. Io fa: sono andato là, pensavo di vedere chissà cosa. Sono entrato là e mi fa: ma va, noi abbiamo solo questo. E quando ordinate, siamo 7 negozi, mettiamo insieme le cose e vi spediamo. Certo. Qualche provero, sì, ma sono queste le cose da pensare. Non so, a livello locale, se riesci, cioè lo fai in Lombardia, ok, lo fai di qua, di là, ok, poi lo fai in Lombardia e non lo fai nel Lazio? Beh, in questo caso qua do ragione a Elio, nel senso che poi lì a quel punto ogni zona si organizza il suo Ah, evento. tu dici ogni zona si fa il suo consorzio, quello è vero, quello è vero, quello è vero. No, io stavo pensando ancora a livello di azienda, le aziende che si muovono per fare queste cose, però qualcuno che facesse questa, si prendesse la briga, secondo me si prenderebbe tante volte del pirla, proprio così. Gratis, tra l'altro. Gratis, tra l'altro, perché appunto non riusciamo a convogliare le cose, gli interessi, come dicevo tante volte, ma anche solo quelli della situazione di adesso. Coronavirus, siamo tutti chiusi. Non
Le librerie hanno avuto quel lascia passare per riaprire, giusto, non giusto, why, non why, perché avevano un sindacato, diciamo così, che è andato a picchiare i pugni. Certo. Noi cosa abbiamo? La FIPSAS, che comunque invece non guarda sicuramente i negozianti, No, beh, non c'entra. la FIOPS, che non ho ancora capito bene cosa serva. Ma l'accesso è aperto a tutti, dice la fiera. L'idea, ti dico, l'idea non è male. Sarebbe un bel punto di partenza perché a Vicenza avere i clienti che devono pagare 15 euro per entrare a No, vedere una forse figurati quest'anno 17. Quest'anno forse era 17. secondo me è allucinante viste le cifre che paghiamo noi Due Luca al prezzo di uno. No, ma sono quelle le iniziative che dicevamo che bisognerebbe portare avanti. E secondo me la strada è aperta. Voglio sperare che, appunto, come tanti magari adesso hanno capito l'importanza del web, capiscano anche l'importanza di queste cose. Sì, sicuramente. C'è da dire che va contestualizzata purtroppo e se questa situazione fosse una situazione che si protrarrà negli anni, le fiere ovviamente sarà difficile farle, eh. Ah beh, certo, se tutto il settore fiere sarà su questa situazione, sarà veramente difficile. Non ci voglio, ecco, non mi stupirei se l'anno prossimo la fiera si prende una pausa, un anno sabbatico. Io mi auguro che questi problemi si risolvano, ma sono anche possibilista sul fatto di rivederle queste situazioni, purtroppo. Potrebbe essere una nuova era questa. Oddio, io non vorrei essere così tragico. cioè, capisco che alcune cose cambieranno, però voglio sperare che comunque, ho sentito gente che dirà, dovremmo rivedere la possibilità di fare viaggi intercontinentali e cose di questo tipo. Oddio, posso capire, ma non tornare indietro di 50 anni così mi sembra un po' esagerato, soprattutto con la velocità con cui si muove adesso il mondo, diciamo, la tecnologia e tutto. Guarda, mia mamma è nel settore del turismo, ha un'agenzia di viaggi e ti dico che quel settore è un settore che subirà, subisce e subirà molto più di noi questa situazione e andrà avanti a subirlo anche in futuro, secondo me. Ci sarà una frenata molto potente nel turismo. Ho voglia perché, ma lo vedi anche localmente, ma poi figurati tanti. Anche io ho un amico che fa il cuoco in un ristorante e dice: noi riapriamo a giugno. Lui è dipendente, fa: devo prendere la cassa integrazione del mese scorso, dovrebbero già pagarmi questo mese. Vuol dire che il prossimo mese non verrò pagato chissà quando. 3 mesi senza lavorare per noi è follia. Quanti le chiuderanno? Alberghi, ristoranti. Posti che magari lavorano solo con il turismo, eh. Tu considera che io qua sono in una zona molto turistica sul Lago Maggiore e noi a Sesto abbiamo 27 bar. Io gli auguro tutto il bene, ma ho paura che a fine di questa situazione non ce ne saranno più 27. Noi a Pusiano e siamo, sai anche te quanto è grossa Pusiano? Non so quanti siamo abitanti, ma è piccolissima. 4 bar. Tra l'altro uno glielo volevo dire, che te hai vinto la lotteria, ha ritirato il bar un mese prima, a marzo, tipo, ha cambiato gestione. Te hai fatto proprio tombola, Mamma mia, eh? Da quel punto di vista è grigio. Tra l'altro anche qui è turistica, ci pensavo l'altro giorno, dicevo, un anno fa io avevo dei clienti tedeschi che venivano in negozio perché venivano giù dalla Germania, ormai vengono giù quasi tutti gli anni, vengono in campeggio e comprano da me le esche, sconosciumi per alcune esche che da loro non trovano e poi vanno a pescare. Quest'anno ovviamente non l'ho visto e non li vedrò, però anche da noi. io come non li ho visti io, non li ha visti il campeggio, non li ha visti il ristorante, non li ha visti.
Immaginati i campeggi, gli alberghi. Da voi anche una zona con tanti campeggi? C'è una marea di campeggi, ci sono una marea di cantieri nautici che lavorano tantissimo con gli stranieri. Non siamo come il Garda per i tedeschi, ma non siamo neanche così lontani. Abbiamo dei ristoranti con il menù in tedesco. Cioè. Sì, no, ci abbiamo noi qua, figurati. Certo. Io vivo, non abbiamo, io Pusiano diciamo che non ha il turismo del lago di Como, però vive di luce riflessa, diciamo, ci sono tanti turisti, a me capitano di turisti americani che vengono, guardano Como, poi si stanno spostando verso Lecco e si piantano la giornata un giorno qua. Certo. Ogni tanto vengono che vogliono pescare, quindi li vedo. Quest'anno questa gente qua probabilmente non la vedremo, e come non la vedo io, quindi figurati di là a Bellagio, quei posti lì, certo, che sono, certo, che vivono di quella roba lì, aspettano solo quello tutto l'anno. Tragica. È difficile pensare a queste cose, però bisogna affrontare la realtà, e l'ambito fiera, bisogna vedere come si metterà la situazione. No, ripeto, adesso non so, non voglio parlare per loro, però non mi stupirei se un anno sabbatico se lo prendono. Un po' per questo discorso, un po' per quello che dicevamo prima, spostarsi, riassettarsi, voler... Yuri che ci scrive dal Garda, Garda uguale turismo. Ma siamo su tre, io, te e lui siamo nelle zone dei tre laghi. Tre dei più grandi laghi d'Italia, e quindi ce l'abbiamo tutte. Al di là di quello, per concludere, visto che ormai sono quasi 2 ore che stiamo parlando, futuro in negozio, come la vedi? Io ci penso ovviamente tutti i giorni e tutte le notti, come tutte le notti, stavo dicendo anche io quello, tutti noi felici possessori di partita IVA. E allora c'è da considerare un pochettino di cose. La prima è che noi lavoriamo in un settore che comunque commercia materiale per l'80-90% proveniente dall'Asia. Quindi, secondo me, ci sarà qualche ritardo, qualche piccolo problema di forniture anche. Sempre supponendo che il problema in Asia sia rientrato. Perché se sì, dovesse, ecco, da me sta cosa che sono guariti tutti subito così, ho detto boh. Ecco, quindi siamo già capiti, bisogna vedere come si protrarrà e come si trascinerà questo problema in futuro, e quello lo vedremo solo col tempo. Poi nel mio piccolissimo ho fatto un proposito, ne ho già parlato con alcune aziende, e vorrei, per quanto possibile logicamente, impegnarmi a lavorare di più con aziende italiane e di meno con aziende europee. È un proposito, è una briciola, però può essere anche qualcosa di simbolico che mi piacerebbe vedere fare un po' da tutti. Qualche acquisto all'estero, qualche bonifico in meno all'estero e qualche acquisto di più in Italia, che si riflette comunque anche su di noi alla fine. Sì, questo sicuramente può aiutare. Io sicuramente quello che ho detto, questo, e in questo momento vado a scegliere di meglio forse quelle aziende che si sono rivelate, non dico più pronte, però che lavorano in una determinata maniera, quindi che hanno un magazzino, che comunque nelle difficoltà riescono a dare un supporto ai negozi. Prima c'era Pino è uno di quelli che comunque io so che lui la merce ce l'ha in magazzino, se non ce l'ha in magazzino so che è per un ritardo dovuto alla Cina, al resto. So che non è lui che non ha magazzino, per cui cioè... Io ho la fortuna di averlo qui veramente a un quarto d'ora di macchina, All Captain e a Busto Arsizio, qua proprio vicino a casa mia, e infatti abbiamo un ottimo rapporto, e è una di quelle aziende italiane
con cui ho intenzione di lavorare. Poi è logico che Giuseppe il materiale lo deve comprare per forza all'estero, perché prodotto in Italia... In Italia non esiste. Praticamente non c'è nulla. Quindi, prodotti italiani non esistono, ma esistono realtà come All Captain, come D3 Distribution, come Protocols, che cercherò di, nel mio piccolissimo, quindi non è che posso cambiare i fatturati delle aziende, ma cercherò di agevolare, di favorire, proprio perché secondo me è un momento in cui anche chi non è nazionalista come me deve cercare di esserlo. Sì, da quello sì, è condivisibile come cosa, ma anche perché appunto se crollano le aziende noi non è che andiamo tanto lontani. Esatto. Crolliamo anche noi. E appunto su quello che dicevamo prima con Elio, che diceva sarebbe bello fare una cosa locale, così il supporto di queste aziende ovviamente è fondamentale. Comunque, visti tutti i discorsi depressivi che abbiamo fatto fino adesso, voglio dire una cosa che secondo me invece è molto positiva, ed è questa. Io ho la convinzione che in un momento come questo, in cui ci sono delle difficoltà dovute al distanziamento sociale, certi tipi di attività saranno molto più difficili da fare, e voglio sperare, sono convintissimo, che invece la pesca sarà un tipo di attività, un tipo di sport che si potrà continuare a fare molto, o forse a fare anche di più di prima. Sì, secondo me dovremmo spingerla questa cosa. Se lavoriamo bene, noi facciamo parte di un movimento e lavoriamo con uno sport che è molto molto adeguato a questi momenti. Per cui guardiamo anche questo lato che potrebbe essere positivo. Ottimo. Stavo guardando. Chiudiamola. Elio dice ne sono convinto anch'io intanto. No, non la chiudiamo così perché sennò è troppo triste. Stavo leggendo il messaggio, è troppo triste. Chiudiamola così, dai, con una speranza. Basta che cominciamo, ecco, Yuri dice basta che cominciamo. Sì, sì. Vediamo, prima o poi riusciremo, non possono tenerci così in casa per sempre. Siamo vicini, siamo molto molto vicini. Io sento già profumo di maggiore, lo sento. L'aria e tutto profumo. Io sì, non vedo l'ora. Ecco, cosa prima pescata che farai, quando potrai uscire? Volendo essere ottimista e quindi presumendo che sia prestissimo, il bus non è assolutamente il momento di disturbarli, e quindi il primo lancio lo farò con una bella coda 10 a Lucci a Mosca. Ah, quella non è male. Io, io penso che primissima cosa vado in montagna. Sì. Se mi concedono di andare in montagna, vado in montagna, se no andrò sul Lambro qui sul triangolo Lariano a pescare le trote. Ci può stare. Mattia parte subito positivo. È un mio vicino di casa lui, quindi è nella mia zona. Dai che si cappotta subito. Vabbè, anche lui ha l'agomento, è qua. Quindi lo sa bene, lo sa bene cosa vi aspetta. Certo. Bene, dai, direi che possiamo chiuderla qua. Mi ha fatto piacere questa live, spero... Anche a me molto. Spero che ne faremo altre. Ti ringrazio molto per l'invito, è stata una bella chiacchierata e mi ha fatto molto piacere. Dai, spero che faremo altre, ci rivedremo presto, spero che potremo organizzare qualcosa... Magari non subito quello che diceva Elio, ma qualcosa di simile sarebbe bello portarlo avanti. Qualcosa si può sempre fare, le proposte sono sempre ben accette. E noi, intanto, mi raccomando, non confondete più Luca Santenini con Luca Naldiri, che uno è a Sesto Calende e l'altro è a Pusiano. Facciamo attenzione, mi raccomando. Dai, sì, Adolfo, sì, montagna a mangiare. Oh, sì. Ovviamente. Dai, un saluto a tutti. Ciao. Ciao a tutti, buona serata.